Vi stavo aspettando. Queste le prime parole di Peter Polverini, 24 anni, all'arrivo dei carabinieri al suo domicilio di San Giustino. Il 24enne è stato arrestato all'alba per il delitto di Katia Dello Marino. L'ordinanza firmata dal GIP Anna Maria Loprete è frutto di un lavoro meticoloso durato 2 mesi, durante i quali sono state ascoltate oltre 300 persone. È stata un'indagine modello, un'indagine certosina su un delitto che non era affatto semplice per l'inusitata violenza e l'efferatezza con le quali è stato consumato. Il ragazzo non era nell'agenda della donna, ma i due erano stati visti più volte all'interno del bar La Perla intrattenersi nel gioco delle slot machine. Anche la notte del delitto si erano incontrati al bar di San Sepolcro ed erano usciti insieme. La prova sono le immagini registrate da una telecamera privata, dove si vede la Nissan X-Trail guidata dal 24enne di proprietà del padre, seguita dalla Citroen rossa di Katia. Al parcheggio delle piscine Katia lascia la sua auto per salire su quella del suo assassino. Il delitto si consuma intorno all'1:30 di notte nei pressi del Ponte San Francesco. Pare per una richiesta di denaro da parte della donna. Il 24enne sferra ripetuti colpi di martello sul corpo e sulla testa di Katia. «Avevo solo 10 euro», avrebbe detto, «gli altri li ho giocati alle macchinette». Il riscontro del DNA trovato sul corpo della vittima è la prova più importante di un quadro probatorio che lascia poco spazio ai dubbi. Quello che riteniamo l'aspetto più significativo, il rinvenimento di tracce del DNA sotto le unghie della vittima, una delle quali spezzate, quindi indicativo di una lotta di difesa condotta, che quindi estremamente significativo come dato, ha portato, diciamo così, a questa conferma ulteriore delle indagini che erano state fino a quel momento condotte. Poi, come vi accennavo prima, il fatto che l'indagato, nel momento in cui è stato preso dai carabinieri, li ha spontaneamente accompagnati, rivelandogli il luogo dove aveva nascosto, occultato l'arma del delitto che è stata dai carabinieri rinvenuta e sequestrata, diciamo così, fornisce un quadro probatorio definitivo. Riteniamo che insomma, si possa dire che il caso a questo punto è risolto. La famiglia ovviamente aveva preso la notizia, come sta? La famiglia ha preso la notizia quando questa mattina l'ho chiamata io per comunicare appunto che era stato proceduto all'arresto, e quindi ne sono venuti a conoscenza questa mattina nelle prime ore della mattina. Qual è stato il primo pensiero dei familiari, del fratello e della mamma di Katia? Ovviamente se si può definire gioia, voglio metterla fra virgolette, perché di fronte ad un evento drammatico come questo è difficile anche parlare di contentezza e di gioia. Gioia perché siamo arrivati all'epilogo della vicenda e perché siamo arrivati ad individuare un responsabile, e quindi forse si incominciano adesso a mettere i presupposti per una svolta anche loro, cioè per poter girare pagina e ricominciare una vita normale.